Come donna innamorata, è questo il titolo dell'ultimo libro uscito nel 2015 con le edizioni Guanda del professor Marco Sant'Agata, professore che insegna alla facoltà di lettere a Pisa, e noi siamo proprio a Pisa durante la 13ª edizione del Pisa Book Festival, questo festival della editoria indipendente. Allora professore, lei è un esperto mondiale di Dante e di Petrarca, ma soprattutto focalizziamoci su Dante, visto che il libro è proprio focalizzato a Dante. Partiamo dall'inizio però, come nasce l'idea di questo libro? Ma mi è capitato negli ultimi anni, già un'altra volta, di scrivere un racconto lungo, un romanzo breve, su un autore che avevo studiato, che era Petrarca. Qui è un po' la stessa cosa. Forse nasce da un senso di insofferenza per i limiti del mestiere del critico letterario. Cioè, a un certo punto uno vorrebbe andare più in là, vorrebbe spingersi dove con gli strumenti della critica non è possibile spingersi, e a questo punto interviene la fantasia, l'immaginazione, e con la fantasia e l'immaginazione si possono scrivere, al riparo dall'etichetta romanzo, si possono scrivere le cose che non si possono scrivere facendo il saggista. Tra l'altro il titolo nasce proprio da un verso del Purgatorio, da uno dei canti del Purgatorio, però lei ci diceva che in realtà è un mix di realtà e sua inventiva, giusto? Quale aspetto della vita di Dante prende di più il libro? Beh, è diviso in due parti, c'è un Dante ancora giovane che va dalla morte di Beatrice, insomma, che racconta un po' la sua vicenda con Beatrice fino alla scrittura della Vita Nova. E poi c'è un Dante più anziano, se ci spostiamo nel 1314, un Dante sconfitto, isolato, che vive in Lunigiana e che sta scrivendo gli ultimi canti del Purgatorio. Quindi due Danti presi in due momenti molto diversi della sua vita. Ecco, però c'è magari un messaggio, ogni libro lancia un po' un messaggio per il lettore che poi riesce fino in fondo a leggerlo appunto e a curarlo. Qual è il messaggio che viene fuori da questo libro? Ma se vi è interessato leggete Dante. Quindi il messaggio è proprio studiare Dante, anche perché siamo a 750 anni dalla nascita di Dante. Non a studiare, a leggerlo. Sarebbe importante, secondo me potrebbero ricavare delle belle emozioni leggendo Dante. Rischiano di non capire tutto, perché è difficile, la commedia è un testo molto difficile, ma non importa. Già quello che capiscono leggendo è sufficiente per avere una bellissima emozione, perché è un testo che prende come pochi altri testi. Ecco professore, infine l'ultima curiosità, oggi lei ha presentato, diciamo ha parlato più che presentato, ha parlato di questo libro durante il Pisa Book Festival. Quali sono gli aspetti che le hanno, le domande che le hanno più incuriosito degli spettatori presenti? Diciamo quali sono le domande ricorrenti, perché ci sono degli aspetti del libro che colpiscono evidentemente i lettori. Uno è il fatto che ho presentato un Dante epilettico, e già questo colpisce non poco, e l'altro che presento un Dante molto legato a sua moglie, e noi non sappiamo niente della famiglia di Dante e della moglie, e questi due aspetti vedo che hanno un impatto sui lettori. E mi fa anche piacere, perché uno dei miei propositi era quello di presentare un Dante diverso dal Dante oleografico del monumento sul piedistallo che in genere ci viene ammannito soprattutto dalla scuola. Quindi se sono riuscito a fare un po' breccia sono contento di questa cosa. 750 anni io spero che finiscano prima o poi, perché è stata una vera ed è una vera alluvione. Purtroppo il 21 è vicino, perché lì sarà anche peggio. Insomma, Dante viene celebrato in tutta Italia, ma in tutto il mondo. Non mi sembra però che finora queste celebrazioni abbiano prodotto qualcosa di veramente durevole. Professore, è celebrato ma è anche conosciuto? Conosciutissimo.
è uno degli autori più tradotti in tutto il mondo, da ovunque. Sono tornato un paio di giorni fa dall'Ucraina, dove è uscita una edizione integrale della commedia in traduzione, ma questo ovunque, in modo particolare poi nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti. Qualcuno, uno studioso americano, è arrivato a dichiarare che Dante è un classico della letteratura americana, non italiana. Beh, questo ci fa piacere, chiudiamo così con questa bellissima nota positiva, grazie. Grazie a lei.